vedete adesso. Amici sportivi, buongiorno. Armando i microfoni. Oggi siamo in una giornata importante di nuoto, la traversata Bairo, la Lord Bairo, alla 31esima edizione, con personaggi veramente importanti, tipo la Martina che ha vinto le Olimpiadi a medaglia di bronzo a Londra. Una gara molto importante la Bairo, perché 245 sono i concorrenti, fra un po' li vedremo arrivare. Comunque la giornata non è delle migliori ed ecco i ragazzi della Bairo che stanno arrivando. La Lord Bairo, 31esima edizione, una giornata molto impegnativa perché abbiamo visto quando siamo arrivati un bel mare e francamente c'è anche del vento. Questo sarà, metterà a dura prova le loro doti. E ora seguiamo questo sbarco di questi ragazzi. Per internet. Bella gara. Alla grande, bella. Una bella gara, vediamo queste ragazze, questi ragazzi pronti a darci di sfida in questa traversata alla Lord Bairo, 31esima edizione. Ce la metteranno tutta per entrare in lizza e portare a termine la loro performance, che li vedrà poi a San Terenzo con l'ultima bracciata e nella classifica. Qui ci sarà la preparazione. Ho mangiato le po' di cazzate. Ho saltato il coro, ho saltato il... Al debriefing. Dentro la lingua. Cioè è uguale, cambia solo chi si passa dentro. Quindi come riferimento, una volta che arrivi alla fine del corso... Oggi con la barba vado più fuori. I ragazzi dei Vigili del Fuoco sono già pronti per seguire la gara. Vediamo un'imbarcazione col numero sopra, sono le imbarcazioni che seguiranno quei concorrenti che hanno quel numero lì, il numero 48, e sarà ognuno sarà scortato fino alla fine. E qui abbiamo Borrello che si sta avvicinando, l'allenatore della nazionale. Siamo insieme a Borrello, all'allenatore della nazionale, siamo pronti con questa gara, una partenza, ho sentito tutti insieme per il numero molto folto dei partecipanti. Spiegami un po' come funziona, tanto anche perché è la prima volta che vedo una partenza insieme. Ma adesso tanto aspettiamo le ultime disposizioni del giudice arbitro, infatti alla riunione tecnica ci ha detto che gli atleti, invece di passare al di fuori della diga che c'è un po' di mare, passeremo dentro. C'è stata questa variazione, però mi sembra che poi tutto è normale. Partiranno tutti insieme? Non lo so, questo dipenderà un po' dal giudice arbitro, ma penso che li butterà in acqua qui dalla spiaggia di Porto Venere, li allineerà dal porto e poi li darà il via, insomma, senza nessun problema. La nazionale è presente in todo con la Martina Grimaldi, perciò una grande presenza, insomma una bella lode anche a questa gara della Lord Bairo, che effettivamente sta diventando sempre più importante. Sì, Martina innanzitutto è presente ma non gareggia, perché la stiamo recuperando per abbiamo i campionati europei, quindi ha avuto un grande dispendio di energie e pertanto oggi riposerà e farà tifo per i suoi compagni e per tutto il nuoto di fondo italiano. E c'è il mio presidente della Larinante Spezia, che gareggerà anche lui, Alberto De Luca, e il segretario Valerio Riccardo. Loro partecipano alla Bairo, cioè. Tutti i dirigenti sono schierati, ecco qui il presidente Alberto De Luca. Sentiamo un attimo Alberto De Luca per quanto riguarda il vostro gruppo, come la Rinante, se diceva Albertorello, siamo compatti, ci siamo tutti, perciò una grande bella presenza.
Sì, la Rally Nantes numerosa, la Byron, siamo in 7-8 tra i master, più poi ci sono anche qualche agonista, quindi speriamo di fare una bella gara. Una gara che vi vede molto impegnati, la Rally Nantes come, a occhio come può comportarsi? Beh, come squadra a livello amatoriale nei master penso bene, qualcuno si piazzerà anche discretamente, come agonisti sicuramente bene. Durante l'anno, quest'anno abbiamo delle squadre molto forti, quindi pensiamo anche di fare dei buoni risultati sia in piscina che nelle acque libere. Ultima domanda, come va la Rally Nantes invece come organizzazione sportiva e come si trova invece in questo momento il nuoto italiano? Il nuoto italiano, il nuoto spezzino, parliamo di quello spezzino, il nostro problema maggiore sono le infrastrutture, abbiamo poche piscine a Spezia e quelle poche sono affollatissime. Noi in particolare fortunatamente abbiamo la possibilità di allenarci in una piscina che è gestita parzialmente da noi, abbiamo sempre dei problemi con la piscina, però riusciamo di anno in anno sempre a migliorare, tanto che abbiamo una squadra agonistica molto folta quest'anno, quindi direi anche che siamo cresciuti e che i risultati stanno arrivando, quindi la Rally Nantes è in piena salute adesso. Invece riguardando le promesse, ce n'è promesse, si intravede qualche cosa perché possa essere emergente nelle gare che verranno? Sì, più che promesse abbiamo già delle conferme, abbiamo avuto Andrea Bianchi che si è piazzato decimo ai campionati mondiali juniores in Canada nella 7,5 km, abbiamo dei ragazzi che stanno facendo un ottimo lavoro con i nostri allenatori, tra cui c'è Simone Menoni e Lino Borrello, quindi io direi che è un momento felice della Rally Nantes e che credo riusciremo anche a fare qualche risultato nei prossimi tempi. Ringraziamo il Presidente per il contributo che ci ha dato, grazie e buona nuotata. Grazie a voi. Grazie. È la punta della Rally Nantes e perciò si punterà su questo individuo, no? Su questo atleta che oggi si butta e questa traversata molto ambita e tutti la vogliono vincere perché è una delle più belle, insomma, anche poi dall'aspetto scenografico per le due Porto Venere e Lerici, che insomma sono due cose molto belle. Sì, io ritorno a fare la Byron dopo 6 anni, l'ultima l'ho fatta nel 2006 e quest'anno mi sono allenato bene, spero di ben figurare, ma il mio amico scherzava, io sono tra i master forse quello che viaggia un po' di più e anche più esperienza. Ma... lasciamo lo scherzo, comunque l'importante è partecipiamo a una gara di fondo che non è una cosa semplice. Ecco. Non è una passeggiata, bisogna allenarsi per farla, quello sicuramente, molto. Il tempo dopo il primo, ancora un'ora? Il tempo massimo d'arrivo è un'ora dopo l'arrivo del primo, abbiamo qua gli atleti della nazionale, quindi loro viaggeranno a ritmi per noi ovviamente inavvicinabili, i master, i più forti ci mettono intorno all'ora 25, un'ora e mezza, poi dipende perché c'è il mare, ogni anno non è mai uguale, quindi quando si nuota in mare le gare, no, i tempi sono ogni anno diversi. Oggi c'è questa variazione, passiamo dentro diga, poi però si riesce da Santa Teresa con una corrente molto, molto contro, costante, e sarà veramente un bel picco quell'uscita lì. Sì, però nuotare dentro diga sarà come nuotare in piscina, perché dentro diga ti avvantaggia perché il mare è piatto, poi dopo quando usciamo dalla diga Santa Teresa prenderemo un po' di schiaffoni dal mare, però va bene così, la Byron è bella anche per questo. Grazie del contributo, allora auguri e buona traversata. Grazie mille. La prima volta che fai la traversata alla Byron? È la seconda, ma è sempre una delle più belle di tutto il circuito. E oggi abbiamo un problema, sì, un po' di maretta e si passa dentro diga. Abbiamo già questa variazione, complicazioni? Beh, è ancora più affascinante, è sempre un'avventura. È il bello delle gare in mare, a differenza della piscina, che sono sempre diverse. E quante volte, cioè seconda volta, qualche piazzamento è stato fatto? Ma tra i vecchietti dai 45 ai 50 anni di solito mi difendo abbastanza bene. Dai. Allora auguro, intanto se vogliamo sapere il tuo nome, anche perché per non passare nell'anonimato. Marco Leone. Grazie Marco per il tuo contributo. Grazie a voi, ciao.
sono tutti pronti, si sono dati il grasso sotto alle ascelle per non rovinarsi la pelle, sono tutti pronti, ci sarà questa partenza, tutti atleti che riusciranno e entreranno in mare per poi dare questo contributo. La prima volta che fai la... La prima, grazie. Mai fatta, sempre sentito parlare, avevi questo desiderio? Avevo questo desiderio, una gara molto bella e spero di concluderla sorridendo. Sei un agonista oppure un dilettante? Sono un dilettante, un nuotatore. Vieni? Grosseto. Da Grosseto, ti chiami tanto come nome? Mauro Fantacci. Grazie per il contributo, scusa. Prego, grazie a te. Grazie, buona gara a tutti. Qui abbiamo il sindaco in mezzo a questi atleti che sono veramente molti, molti, e fra un po' vedremo le loro braccia come ali di gabbiano che una falcata dopo l'altra riusciranno a entrare. Prima volta della traversata a Bairo? Sì, la prima volta e spero sia una bella gara, anche se le condizioni del mare non sono ottime, però daremo il meglio come sempre. Sicuramente ci sarà da lottare. Vieni da? Civitavecchia. Civitavecchia, un bel tragitto. Sì, abbastanza, 3 ore e mezza di macchina, però insomma speriamo che ne valga la pena. Una gara che per voi farebbe piacere vincere. Fa già piacere partecipare, diciamo. Viene. Una gara importante. Sì, abbastanza. Io faccio triathlon, quindi dove c'è una gara tra bici, nuoto e corsa vado, faccio pitufo dentro, quindi non ho particolari aspettative, però mi impegnerò al massimo. Il nome? Massimiliano Rossi. Massimo Donnini. Grazie per il contributo. Vediamo questa ragazza qua. C'è una che viene da Sicilia. Dove? Adesso questa ragazza. Ti chiami? Irene. Irene, è la prima volta che fai la... Seconda, l'anno scorso ho fatto la prima volta. E com'è andata l'anno scorso e quest'anno come pensi di piazzare? Quest'anno penso di farla un po' meglio, perché sono un pochino più allenata, già più esperienza. L'anno scorso la prima volta l'ho presa un po' più così. L'importante comunque è partecipare. 7,5 km sono un bel tragitto, perciò ci sarà da lottare. Esatto, poi quest'anno c'è anche più mare rispetto all'anno scorso. È vero. Grazie del contributo, auguroni. Grazie, crepi il lupo. Palermo presente a questa traversata. A questa traversata, una traversata importante, la Byron, hai sempre sentito parlare, la prima volta? No, sono già venuto nel 2010 la prima volta e questa è la seconda volta, con arrivo a San Terenzio lo stesso. Allora ripeti ancora l'arrivo a San Terenzio, conosci il tragitto, però c'è stata questa variazione, passeremo all'interno della diga, una variazione favorevole, però all'uscita sarà dura per la corrente contraria. Pensi di arrampare? No, non credo, siamo preparati per farla, quindi non ci sono problemi. Una gara che volevi fare comunque. Sì, sai. Ci tenevi? Ne sentivi parlare da tanto, questa è la seconda, però vorresti un piazzamento? Beh, spero di arrivare fra i quarto di categoria, almeno questo mi interessa. Allora, ecco. Come ti chiami? Antonio Bognanni. Allora, auguroni, grazie e in bocca al lupo, grazie del contributo. Grazie a voi. Grazie. Ed ecco qua la prima partenza, vediamo questi ragazzi che si sono già preparati, sono stati chiamati per partire e ora a mano scenderanno e poi si allineano lungo la linea che adesso vedremo e poi ci sarà la prima partenza. 245 concorrenti, veramente sono molti, 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 e questa situazione ha indotto al giudice di fare questo tipo di partenza. Modena presente sulla partenza, una prima partenza, fra un po' una grande traversata, la prima volta? Per me sì, per me è la prima volta. La Bairo è stata una gara ambita, ne hai sentito parlare, avevi la voglia di fare questa gara? Esatto, ho sentito parlare dai miei compagni, come una gran bella opportunità per sfidare se stessi e il mare, e quindi perché non farlo insomma?
Modena ti alleni in fiume, ti alleni in piscina, perciò qua ci sarà un po' di diversità, però sarà una bella avventura come prima volta e poi come giornata particolare con un mare un po' agitato. Mare forte per atleti forti, no? Sto scherzando, ma insomma ci proviamo e diciamo paura non ce n'è, c'è voglia di far bene, insomma con tutti siamo una bella squadra e ci daremo una mano un po' come le vere squadre. Intanto il tuo nome per il tuo contributo che ci fa piacere. Esatto, Massimo Consoli della Polisportiva Maranello, nuotatori modenesi, come la Ferrari. Grazie, allora auguri e metti in moto i motori. Gli diamo del gas, se sei incerto tieni aperto. Grazie anche di questo contributo, sono pronti ad andare. Altra... 102! 102! Arrivo! 103! Continua la chiamata degli atleti. 104! 104! Continua questa chiamata perché adesso si scenderanno in mare e poi ci sarà la partenza laggiù dove vediamo il gommone. Il gommone, c'è quella linea immaginaria, si darà il via e così ci sarà la grande gara che parte da Porto Venere, la Bairo, 31esima edizione, per poi girare tra Lerici e poi ritornare a San Terenzo per il termine di questa gara. Vediamo già un folto numero di ragazzi che sono in mare pronti a riscaldarsi, a prepararsi e ora attendono la chiamata generale. Oh, scusa. 117, 118, 120, 121. Siamo insieme al sindaco Nardini e oggi una grande avventura dopo il palio, insomma abbiamo seguito molte avventure, molte belle agonistiche prove qui a Porto Venere. Questa è l'ultima o ne avremo ancora? Ma non è proprio l'ultima, il 9 settembre avremo il trial, la corsa che verrà dal sentiero numero 1, farà il giro del borgo, poi ripartirà, poi ci sarà anche un giro della Palmaria a nuoto, però questa senza dubbio è la manifestazione agonistica più importante. Quest'anno poi secondo me anche un significato particolare, non ricordiamoci che il fondo è quello che ha salvato l'onore del nuoto italiano alle Olimpiadi di Londra. Accoglieremo con favore la presenza di Martina Grimaldi a dare il via insieme a me a questa bellissima gara che quest'anno vede più di 200 atleti impegnati in questa manifestazione, per cui la grande soddisfazione come comunità di Porto Venere di dare il via a questo evento. È una cosa che per noi fa parte del nostro modo di essere, per cui è veramente una grandissima soddisfazione. Allora ringraziamo il sindaco Nardini, grazie per il contributo e auguroni e buon via. Buon via e buona onda loro perché ne avranno bisogno, oggi il mare non è tranquillo per cui sarà un impegno maggiore anche per loro. Grazie ancora. Ancora non stacchiamo ma continuiamo a vedere i ragazzi che scendono, ecco là i ragazzi che si stanno avvicinando alla linea del traguardo per poter partire. Una linea importante e poi di lì il via per questa traversata, 7 km e mezzo, 31esima edizione della Coppa Bairo. Vediamo le braccia di questi ragazzi che escono fuori dall'acqua, sembrano ali di gabbiane e lì continueranno una bracciata dopo l'altra per arrivare fino a San Terenzo. Un arrivo molto lungo, 7 km e mezzo, una partenza insieme per poi avere la scaglionatura al momento in cui arriveranno all'arrivo. Sono un numero veramente alto come concorrenti, considerando che è una delle traversate più ambite e perciò viene perseguita proprio per la bellezza, per i luoghi in cui vengono fatti. Lerici e Porto Venere e San Terenzo sono le tre mete più importanti. Ed ecco tutto l'allineamento dei ragazzi che sono pronti a partire. Ora attendono il via. 245 concorrenti in questo momento sono presenti in mare
per poter prendere il via a questa gara, una gara molto bella, molto importante. In questo momento una voce di donna, ed ecco qua questa bellissima immagine di braccia che partono in gruppo e vanno verso la meta destinata, che è l'Erici, e poi dovranno ritornare a San Terenzo. Una gara veramente eccezionale, dobbiamo le forme.